Buongiorno, non sa quanto mi riempie di gioia il fatto che qui ci sia un papà. Non è che generalmente voi vi interessate molto di queste cose, eh? Però quando vedo finalmente un papà che viene a scuola a parlare con la maestra del figlio, io proprio mi Scusi, illumino. ma non siamo alla SNAI? No. Ah, peccato. Ha qualche domanda prima di incominciare? Le mamme partono sempre con 25-30 domande di riscaldamento. Mia moglie mi aveva avvisato e infatti mi sono permesso di preparare personalmente un set di domande che le sottopongo, che ho scritto qui. Prego. Prima domanda, siamo veramente sicuri di non essere alla SNAI? Non siamo alla Alla SNAI. SNAI, ok. Seconda domanda, di che scuola stiamo parlando? Materne, La elementari? scuola La materna. Ma scuola materna, infatti mi sembrava un po' scemo per il liceo. è scemo anche per la materna, non si preoccupi. Eccomi, scusate per il ritardo. Si figuri, suo marito stava andando benissimo. Avevo un mid-morning meeting, sa. Gli hai detto che siamo molto insoddisfatti? E che i metodi di insegnamento della Cagozzi Non valorizzano le potenzialità di vostro figlio. Esatto. Lei sa quanto noi padri ci teniamo all'educazione dei nostri figli. Early afternoon meeting. Ieri mia moglie ha scoperto che il figlio dei vicini conosce 7 parole in più del nostro. Lasci perdere, a me una mamma mi ha detto che suo figlio di 3 anni è stressato. E del disturbo dell'attenzione vogliamo parlarne? Cosa? Io non ero di certo la più intelligente della mia classe, ma guardi dove sono arrivata. Mio figlio ce l'ha un amico intelligente, è il peggiore. E alzo sempre mano io, e maestra so tutto io. Maestra, guardi che l'Austria e l'Australia non sono la stessa cosa. Ma secondo lei, se sapevo la geografia, stavo qua tutti i giorni a raschiare capperi sotto al banco? Certo che anche col congiuntivo. Vabbè, birretta? Perché no? È inammissibile! Moderi Tonio! Io la faccio radiare! Amore, tienimi perché sennò faccio un casino! Faccio un casino, Sono faccio! spaventatissima! Gliel'hai detto che alla scuola privata dove va il figlio della Ferragni c'hanno il golf cart per andare in bagno? Come no, la Ferragni, ce l'ho scritto qui. Invece nella scuola dove va il figlio di Briatore gli stanno insegnando a fare gli origami con le banconote da 200 euro. Ah, lì proprio sono sbroccato E in completamente. quella della figlia della Hunziker c'hanno un logopedista per ogni bambino per ogni lettera dell'alfabeto. Il team di logopedisti, ci Ah, stavo proprio ah, ah, pre-brunch meeting. Sì. Quando facciamo l'amore faccio 20 turni da 3 secondi tra i very late meeting e i very very late meeting. Ho la prostata gonfia come un pallone da calcio, dovrebbe vederla, ma... Le credo sulla parola. Eccola! Oh, non si permetta! È lei che non si deve permettere! Porti rispetto per la divisa! Sì, pronto? No, non mi disturba affatto. In che senso porti rispetto per la divisa? Ma che cazzo ne so? Senta, detto tra noi, i bambini intelligenti hanno un po' rotto i coglioni. Le confido un segreto tra di noi. Anche i bambini poco intelligenti hanno rotto i coglioni. Che freschezza quando vengono i padri ai colloqui con i genitori. Dovremmo farlo più spesso. Ha un calo di zuccheri? Vuole che le stappi un'altra birra? Si sente bene. Farmi una cortesia? Certo. Se si alza e prende la sedia, la brandisca sopra il suo capo, leggermente, mi fa la cortesia un altro pochino su. Ecco, adesso. No! La prego! La prego, non mi colpisca! Farò tutto quello che volete! Genio. Oh, ma come l'hai messa in riga? Sai che non credevo? Non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno io. Idea, se andassi sempre tu ai colloqui con la maestra adesso, che dici? Se è per il bene di nostro figlio, mi sacrifico io come al solito. È un'altra mamma, ce la siamo tolta dai coglioni. Tra l'altro, sai che vederti così autoritario mi ha fatto venire proprio voglia di... Alette di pollo? Anche tu? Vedi che ti leggo nel pensiero io. Kebab?